Qualche giorno fa ho scritto un post su Jurassic Park, che ho definito come una lettura che rileggo spesso. E proprio su questa scia voglio parlarvi di un libro che ho riletto almeno 451 volte. Un libro che sto trascrivendo a mano e che ad ogni giro mi dà delle sensazioni differenti. Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Edito in Italia anche con il titolo degli Anni della Fenice, è un romanzo fantascientifico che non è stato pensato per presentare al lettore una trama avvincente o una grandissima profondità di personaggi, quanto per far passare un messaggio. Inizio col dire che Fahrenheit ha due grandi pregi che si alimentano l'uno con l'altro, che non sempre si riscontrano in un libro. È facile da leggere, ma allo stesso tempo è pregno di significato. Però attenzione, perché non si tratta di una lezione di vita che viene sbattuta in faccia al lettore. Fahrenheit non è un libro che tratta di etica o filosofia. Bradbury, infatti, non spiega mai le sue riflessioni, ma si limita a dipingere un quadro o una situazione nel modo più lucido possibile. Le vicende sono ambientate in un imprecisato futuro, dove leggere o possedere dei libri è considerato reato. I libri infatti insinuano nella mente delle persone idee sovversive e sbagliate. La cultura quindi viene vista come un demone che deve essere debellato, mentre la TV, gli slogan pubblicitari e i contenuti privi di senso hanno preso il sopravvento. E proprio per questo motivo viene istituito un apposito corpo speciale di vigili del fuoco, impegnato a bruciare ogni tipo di volume. Il protagonista, Guy Montag, è uno di loro. Guy svolge il suo lavoro senza farsi troppe domande e con discreta soddisfazione, fino al suo incontro con una ragazzina dalla mente più libera e spensierata, che comincia quindi a far vacillare le sue certezze. Montag inizia quindi a salvare alcuni libri e a leggerli di nascosto, e pian piano capisce quanto la sua vita sia filtrata, vuota e superficiale. Fahrenheit ha ispirato moltissime opere, così su due piedi potrei citare Paper Celsius 154, che è una parodia Disney a fumetti pubblicata su Topolino. In questa storia è la musica ad essere proibita, o ancora il film Equilibrium, dove sono le emozioni ad essere vietate. Ma a Bradbury com'è venuta l'idea? Diciamo che il giovane Bradbury è sempre stato un assiduo lettore. Tra il 1920 e il 1930 fece notare spesso il suo disappunto nei confronti delle biblioteche che frequentava. Questo perché non si trovavano quasi mai i romanzi fantascientifici, come ad esempio quelli di Wells, all'epoca considerati di scarso valore. Nei primi anni 30 poi assiste inorridito al rogo perpetrato dal regime nazista, in seguito anche alla campagna politica di repressione messa in atto da Stalin, durante la quale numerosi poeti e scrittori, tra gli altri, vennero arrestati e giustiziati. E come se non bastasse, fu anche testimone dell'età dell'oro della radio e della televisione. E proprio in questo periodo di cambiamenti, Bradbury vide questi media come una minaccia alla società, una fonte di distrazione dalle questioni più importanti. Questa sorta di disprezzo, diciamo, per i media si esprime attraverso la caratterizzazione di Mildred, la moglie di Guy. Fahrenheit, infatti, è un racconto che si addentra in una manipolazione della società sottile e psicologica, un mondo subdolo organizzato per eliminare sistematicamente il problema alla fonte, estinguere l'interesse delle persone. È un libro che senza dubbio è una dichiarazione d'amore alla letteratura e alla lettura. Il messaggio è chiaro: la conoscenza rende liberi dal controllo e dall'omologazione. Mi sembra persino strano parlarne qui, utilizzando un media televisivo. È una narrazione che racconta di quanto sia pericoloso smettere di parlarsi, di interessarsi all'altro. Quel vortice che diventa un minestrone di indifferenza, noia e ignoranza, che sfocia nella ricerca compulsiva di un colpevole, che sia il responsabile della nostra infelicità. In questo caso specifico, i libri. Pericolosi strumenti di caos e parole che spingono le persone a ragionare con la propria testa.